Buonasera e benvenuti al nostro spazio dedicato al CSV, il Centro Servizi per il Volontariato. Questa sera parliamo di un evento che si terrà in tutta Italia, una settimana dal 3 al 9 ottobre, dedicata alle sezioni della UIL-DM, l'Unione Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare. Prima di vedere e di conoscere più da vicino questo evento, vediamo insieme questo video. Vita. Opportunità, diritti. Chi ha la distrofia muscolare affronta ogni giorno sfide di ogni tipo. Più alto l'ostacolo, più forte la nostra determinazione. Cerca la nostra sezione più vicina a te su wildm.org. Dal 3 al 9 ottobre vieni a conoscerci. Dal 3 al 9 ottobre, la settimana delle sezioni UIL-DM, sono in studio insieme a me per parlarcene Simone Giangiacomi, buonasera, presidente della sezione UIL-DM di Ancona, e Bruno Premilcuore, presidente dell'UIL-DM di Pesaro Urbino, buonasera. Buonasera. Dunque Simone, partiamo da te. Abbiamo detto un evento che ovviamente avrà luogo anche qui nelle Marche, ma di portata nazionale. Parlaci un po' della storia della UIL-DM. Sì, io intanto sono orgoglioso di presentare questa associazione perché per me è una famiglia, no? È la vita mia. E quindi la UIL-DM nasce, l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, nasce nel 61. E quindi è un'associazione nazionale e ha 69 sezioni territoriali sparse in tutta Italia e quindi abbiamo creato questa settimana proprio per far conoscere l'attività delle sezioni. Ecco, qui nelle Marche in particolare siete attivi nelle città di Ancona e Pesaro. Bruno, ci vuole parlare un po' di quali sono le attività che avete organizzato partendo proprio dalla città di Pesaro in questa settimana? Sì, volevo dire che la nostra associazione è nata nel 1985 per volontà di del signor Roberto Portoni, un distrofico muscolare. Quindi è dall'85 che cerchiamo di dare di sensibilizzare la popolazione e tutto quanto e di stare vicino molto ai disabili. Noi in questi anni abbiamo cercato di raccogliere fondi per poter aiutare questi ragazzi che sono in carrozzella, quindi li aiutiamo ad esempio con dei trasporti privati, oppure gli aiutiamo magari quando devono fare delle visite, devono fare delle cose, noi ci facciamo tramite con la direzione nazionale, con i nostri centri dove si curano le malattie neuromuscolari, come il NEMO di Milano, Messina, Bologna, Roma, e poi abbiamo anche qui in Ancona, diciamo qualcosa, anche qui la Fondazione Paladini che aiuta questo. Ma poi noi con questi contributi che queste persone di buon cuore ci danno, riusciamo qualche volta anche ad aiutarli in quegli ausili che hanno bisogno per la giornata, perché la giornata gli sia un pochino più favorevole, ma magari sono ausili che l'assistenza sanitaria nazionale non è a carico, però noi cerchiamo di dare un pochino di queste cose. Ecco, in occasione, esatto, un po' concentrarci su questa settimana, quali sono le attività che avete organizzato? Questa settimana noi abbiamo cercato di aprire la nostra sessione a tutti coloro che volevano venire, infatti in questi ultimi 2 o 3 giorni che sono stati aperti ci hanno visitato, ecco. In più abbiamo aperto perché secondo noi era molto, diciamo, sentita questa cosa fare uno sportello con una persona esperta per quanto riguarda la previdenza sociale, perché molto spesso questi ragazzi devono mandare qualcuno oppure qualcosa così. Allora invece o telefonano a noi oppure c'è la persona che risponde a tutte le loro esigenze in merito alla previdenza, ecco. Simone, abbiamo detto diversi gli eventi organizzati, Bruno ci accennava un po' a quelli organizzati per la città di Pesaro, ma in realtà anche questa domenica 9 ottobre sono previste una serie di iniziative nella città di Ancona dedicate peraltro anche ai bambini. Sì, per questa settimana abbiamo organizzato questo evento
per far conoscere l'attività della sezione. E questo evento è stato organizzato dal gruppo Giovani, che fa iniziative di sensibilizzazione e anche eventi, diciamo, per stare insieme. E quindi ci sarà questo evento domani, dalle 15:30 alle 19, presso la nostra sede in via Bufalini in Ancona. E quindi invitiamo le persone a partecipare, e quindi siamo qui per questo. E poi la sezione di Ancona, in particolare, si è caratterizzata su un ambito sociale e socio-sanitario, e quindi abbiamo i volontari del Servizio Civile Nazionale, quindi offriamo assistenza alle persone con patologie neuromuscolari. E poi abbiamo attivo, attraverso la Fondazione Paladini e il Centro Malattie Neuromuscolari, uno sportello di segretariato sociale. Qui c'è un assistente sociale che dà delle informazioni a chi ha bisogno. E poi collaboriamo con i Dolphins Ancona, che è una squadra di hockey in carrozzina, che è nata all'interno della WDM come gruppo sportivo nel 97. Peraltro, scusami se ti interrompo, un gruppo di cui tu fai anche parte, quindi. Sì, sono anche qui orgoglioso di far parte di questo gruppo, che siamo anche 18 atleti dai 10 ai 60 anni oltre, e quindi è una bellissima realtà che, attraverso anche uno degli obiettivi nostri della WDM, è di includere nella società persone con disabilità, e quindi attraverso lo sport è possibile includere queste persone. Quindi siamo veramente molto contenti che questa realtà è cresciuta negli anni. Simone, peraltro ci avete portato proprio oggi queste bellissime farfalle che sono un po' le vostre mascotte, Sì, no? questo è il simbolo nostro della WDM. Il vostro Sì. simbolo. Dunque, la settimana dal 3 al 9 ottobre è proprio dedicata alle sezioni della WDM, Sì. però si sa, è importante fare sensibilizzazione, non solo una settimana, la sensibilizzazione andrebbe fatta 365 giorni Certo. l'anno, sempre. Quanto è importante appunto promuovere quelle che sono un po' le vostre esigenze e soprattutto far conoscere i vostri bisogni? È importantissimo perché purtroppo la distrofia è una malattia progressiva, e quindi i nostri malati hanno bisogno di tutto, sia di assistenza continuativa e poi un'assistenza sanitaria, perché abbiamo bisogno di controlli. Quindi io dico alle persone di sostenere la WDM tutta, soprattutto le sezioni territoriali, perché se ci sostenete riusciamo a garantire ai nostri distrofici, ai nostri disabili, perché non è solo i distrofici, sono tutte le disabilità, di includere nella società tutti, perché dei problemi ce ne sono tanti, tra cui anche le barriere architettoniche, che purtroppo nelle città ce ne sono tantissime. Ecco Bruno, lei ci accennava prima un po' a quali sono i servizi che voi garantite con la vostra associazione, però ecco, volendo approfondire anche un po' in base a quello che ci ha appena raccontato Simone, quali sono magari le esigenze più frequenti, anche quelle più basilari che possono avere persone affette da questa malattia? E hanno bisogno, avrebbero bisogno di un'assistenza continua. Ma purtroppo noi, come piccola sezione, non riusciamo a sopperire a un'esigenza giornaliera 24 su 24, e questi ragazzi devono prendere o delle badanti o qualcuno che li aiuti in quella maniera. Noi, nel nostro piccolo, facciamo un supporto, diciamo, sociale, andiamo a trovarli, andiamo a salutarli, cerchiamo di stare qualche ora con loro, ma più di quello non riusciamo a fare, perché la nostra sezione purtroppo non è che sia molto, molto ricca. Noi riusciamo, sì, magari col pulmino a portarli, magari anche a fare una passeggiata, tanto per non stare dentro le quattro mura, no? Però le esigenze di queste persone sono tante, insomma. Una importante è questa, quella che hanno bisogno di un supporto giornaliero, proprio giornaliero, non è che finisce lì, insomma, ecco.
Ecco, volendo parlare anche di aiuti proprio concreti, riferendoci magari proprio anche allo Stato, in che modo magari voi vorreste un maggior sostegno proprio dalle istituzioni? Sì, ci serve il sostegno delle istituzioni perché purtroppo molto spesso adesso si parla tanto di risorse economiche che sono poche, però io dico che persone come noi che abbiamo dei problemi gravi, bisogna che le istituzioni ci ascoltano perché molto spesso sono sorde, quindi invito le istituzioni di ascoltare noi che siamo persone purtroppo molto svantaggiate, i problemi ce ne sono tanti, quindi mettete una mano nel cuore e aiutateci. Dal 3 al 9 ottobre, ricordiamolo, stiamo un po' arrivando in chiusura di questa settimana di sensibilizzazione, però ecco Bruno, per chi magari fosse interessato non solo a partecipare agli ultimi incontri, uno su tutti per esempio quello di domenica 9 ottobre ad Ancona, ma più in generale volesse in qualche modo collaborare con voi e con la vostra associazione, dove e come è possibile trovarvi o contattarvi? Dunque, per quanto riguarda la mia sezione, basta telefonare allo 0721 41 11 76 al fisso oppure al 333 39 23 134. Siamo a Pesaro, in via del Muralfiore 6, dove c'è una casa che si chiama Casa delle Associazioni, dove il comune ci ha dato questa possibilità, una stanzetta dove noi possiamo, paghiamo un piccolo affitto, ma lo paghiamo, insomma, però, insomma, ci ha dato un'opportunità, mentre prima dovevo fare 20 km andare, 20 km a venire, adesso ho l'ufficio vicino a casa, insomma, ecco. Cioè, questo è anche un aiuto a non disperdere il denaro che i contribuenti mi mandano. Anche questo. Certo, ma poi non magari non volendo parlare solo di chi decide di sostenervi, ecco, appunto in maniera economica facendo delle offerte, ma Simone, anche chi magari decidesse proprio di esporsi in prima persona e quindi di dare un contributo proprio concreto, come è possibile rintracciarvi, ecco, magari parlando proprio della sede di Ancona? Sì, allora noi abbiamo un sito internet, wildemancona.it e la pagina Facebook, quindi troverete tutte le informazioni per sostenere a livello economico la nostra associazione. E in più, essendo un'associazione di volontariato, se ci sono volontari che si vogliono mettere in gioco anche per fare il servizio civile nazionale, sarebbe una cosa veramente ottima perché così conoscete bene chi siamo e cosa facciamo. Ecco, noi in particolare oggi ci siamo concentrati su questa settimana, però immagino che molti siano gli eventi che voi organizzate anche durante l'anno per in qualche modo promuovere la vostra attività e per farvi conoscere. Quindi chiusa, diciamo, questa settimana, Simone, che cosa state già organizzando? Che cosa vorreste fare? Allora, noi siamo impegnati anche con dei progetti, tra cui uno dei musei per valutare l'accessibilità delle strutture, quindi i volontari sono impegnati anche in questo, e poi lo stesso un altro progetto per sensibilizzare le persone, per non parcheggiare nei posti per disabili, e quindi anche qui abbiamo da fare. E poi adesso inizierà l'attività sportiva, lo stesso saremo tutti impegnati nell'hockey in carrozzina, e quindi attività sono tante. L'hockey in carrozzina, Sì. che peraltro ricordiamolo, non è ancora sport olimpico, però ci state lavorando magari. Speriamo bene perché è uno sport veramente bello, bisogna che Quindi si raggiungiamo riapre a anche breve la quelli. stagione, qualche pronostico, che Non cosa. lo so, non anticipiamo niente, però diciamo che abbiamo due squadre di hockey, che una gioca in A1 e l'altra in A2, quindi vedremo i nostri atleti cosa faranno. Sicuramente un bel campionato. Bene, allora in bocca al lupo, questo Trefi almeno lupo. te lo posso dire. Dal 3 al 9 ottobre, la settimana delle sezioni WILDM, ricordiamo l'appuntamento di domenica 9 ottobre dalle 15.30 alle 19 ad Ancona, molte le attività di sensibilizzazione, molte anche le attività dedicate ai bambini per chi deciderà di partecipare. Per oggi è tutto, ma io prima di salutarvi ringrazio sempre i miei ospiti in studio, quindi ringrazio Simone Giangiacomi per essere stato con Grazie a noi voi. Grazie.
Bruno, premi il cuore, grazie per essere stato con grazie noi. Grazie di averci accettato. Grazie a voi per averci raggiunto per questa sera, ma soprattutto grazie anche per chi ci ha seguito da casa. Anche per questa sera quindi è tutto, a me non resta che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata. Bene, penso che abbiamo...